Buongiorno, ben ritrovate. Oggi parliamo di questo libro. Il tovagliolo va a sinistra. Se volete approfondire l'argomentazione delle buone maniere, se non vi volete fermare alla consultazione di un semplice manuale e quindi se la vostra intenzione è quella di non conoscere in modo asettico le regole, ma di farle vostre e di, come dire, sviluppare un certo modo d'essere, questo è un libro fantastico. Scritto da Elda Lanza, che è sempre stata una persona, una donna con un carattere che ho sempre ammirato, è sempre riuscita ad essere spiritosa, ma allo stesso tempo molto chiara nel veicolare informazioni in ambito del costume, della società e in questo caso delle buone maniere. Si potrebbe dire una persona ironica ma esatta, che non lascia spazio a dubbi e a incertezze ed è un qualcosa che io apprezzo particolarmente. Questo è un libro che contiene sì le regole, ma soprattutto la loro interpretazione. È prezioso ed è un manuale che preferisco agli altri due che vi ho fatto vedere nei video precedenti, perché qua dentro trovate il perché delle cose. Magari non tutti, perché sul galateo e sulle buone maniere ce ne sarebbe da dire all'infinito, però è un libro che vi invita a riflettere sui perché, sulle motivazioni di determinate regole e di determinati atteggiamenti, e quindi vi si apre un mondo. Se siete appassionati di queste argomentazioni e se volete comunque migliorarvi, io davvero vi consiglio questo libro senza ombra di dubbio. E sulla copertina c'è specificata una cosa che magari può passare anche un po' inosservata, ma io ve la voglio proprio sottolineare, perché è poi una di quelle impostazioni che io prediligo, forse è quella che più di tutte prediligo, e cioè il galateo per un mondo che cambia, quindi comunque vi rendete conto come il galateo può essere aggiornato ai nostri tempi, come fare, come essere. Come, non cosa, come. Perché è vero che è importante il cosa, ma più che il cosa è importante il come. Perché io, giusto per fare un esempio, posso conoscere tutte le regole, ma non capirne la loro radice e la loro utilità, e di conseguenza non riuscire ad ottenere il miglioramento che cerco. Oppure un esempio banalissimo potrebbe essere quello di andarsi a comprare un abito molto elegante per un evento serale. E poi però non saperlo indossare, parlare in maniera sguaiata, sedersi in maniera volgare. Quindi capite, il cosa c'è, quindi un bell'abito elegante, il come no. Perciò è importantissimo il come e qua dentro lo trovate. Non è un video sponsorizzato. E tra l'altro, volendo proprio puntualizzare sul fatto che ci sia specificato come fare, quindi vedete qui, si riferisce un po' più all'aspetto oggettivo delle buone maniere del galateo, e come essere. Capite che imparare a conoscere tutto questo insieme di regole vi permette di cambiare e di migliorare, io ne sono convinta, il vostro essere. Quindi diventa proprio, cioè, un'impostazione mentale alla fine e non per niente io sono convinta che il galateo, le buone maniere e la buona educazione sia più facile trovarle nelle persone con una mentalità aperta e disponibili ad approfondire, ad imparare, a perseguire anche l'istruzione, che è un altro tema che mi sta molto a cuore. Il fatto che ci sia scritto il tovagliolo va a sinistra vi fa capire come in questo libro ci siano i perché. Qua dentro trovate diverse risposte. E nel momento in cui voi capite il perché del galateo, entrate in una logica tale per cui se la regola, se una determinata regola non ve la ricordate, con il vostro ragionamento ci arrivate lo stesso. Infatti nei prossimi video vedremo magari qualche regola specifica, faremo un po' dei ragionamenti su di essa e vedrete, capirete come sarà tutto anche più immediato e vi racconterò anche qualche aneddoto che mi riguarda personalmente per farvi capire come a volte siamo magari anche un po' soggette a delle convinzioni sbagliate, ma ripeto, io trovo l'argomentazione delle buone maniere
veramente affascinante, mi piace tantissimo, mi piace condividere con voi queste perle di Galateo. Ci sono altri libri che poi vi farò vedere, alcuni devo anche ancora finire di leggerli e lo ribadisco, l'approfondimento in certi ambiti può proseguire quasi all'infinito, ma noi non abbiamo fretta. Snoccioleremo piano piano tutti i nostri dubbi approfondendo le varie tematiche. Per ora vi lascio dicendovi questo: il tovagliolo va a sinistra, ma può essere anche che vada da un'altra parte. Vi saluto, ci vediamo domani. Ciao!